Il fallo. Fallo fischiato a De Petris, che alza subito la mano, segno di riconoscimento per aver commesso la penalità. Primo fallo per il Carleone,
che fino alla stagione ha totalizzato una media di 10,5 punti a partita, una delle sorprese di quest'anno per la Franco Robert. Si smarca con Nago, va il tiro, tiro che si spegne sul primo ferro, una bozza di contropiede per lo Jadran, poi si ferma Daniel Batic che non si è allenato a pieni regimi durante la settimana, così come Alfredo Moruzzi. Non stavano benissimo i due, intanto parlavamo del Carlone, è arrivato subito il piazzato di De Petris. Sì, bel jumper solo, devo dire che molto positiva l'azione d'attacco dei padroni di casa in questa prima parte della partita, contrariamente agli ospiti che hanno un attacco un po' bloccato, e infatti il coach ospite provvede subito a chiamare minuto, è bene rifletterci su un attimo. Temato obbligato per coach Baldiraghi che vede la sua squadra soffrire in questo avvio di gara. Abbiamo visto nel frattempo un altro contropiede della Franco Robert, ancora se non sbaglio De Petris su assist di Malelan, i due lunghi della Franco Robert subito sugli scudi, 9-2 il punteggio dopo 3 minuti esatti. Dando un'occhiata alla classifica, Jadran nuovamente all'ultimo posto in graduatoria in virtù della vittoria piuttosto sorprendente di Arzignano con la Contà di Castel di Montichiari. Arzignano che ora ha 6 punti in classifica, Franco Robert ancora ferma, quota 4. Ieri lo Jadran ha svolto un allenamento intenso esprimendo una buona aggressività in difesa, e si è visto anche questa sera Joel solo un canestro subito dopo 3 minuti. Sì, contrariamente a quanto successo nell'ultima partita in cui ero presente con voi, in cui la difesa era stata abbastanza altalenante se vogliamo dire, oggi devo dire che l'intensità difensiva è presente, infatti questo si riflette ampiamente nel punteggio e nel fatto di aver trovato canestri facili in transizione o in contropiede. Questo senza dubbio molto positivo ed è un punto di forza dello Jadran su cui bisogna sicuramente investire quest'oggi. E sicuramente l'intensità e l'aggressività è un punto di forza di questa Jadran di coach Vatovez. Nel frattempo è arrivato il secondo fallo di squadra della Franco Robert. Fallo commesso da Sasha Malelan, sarà una rimessa in zona offensiva per l'Erogasmet. Si appresta a batterla il numero 6, numero 8, scusate, Manuelli. Palla persa dai Leoni biancorossi. E quindi nuovamente possesso in mano al playmaker Borutban che chiama lo schema. Franco Robert dà un'occhiata in aria, esce dai blocchi. Batic si fa circolare la palla. Ancora Daniel Batic sfrutta il blocco di De Petris. Il pick and roll e fallo subito da De Petris. Buonissimo gioco a due tra Batic e De Petris. Buonissimo, prima i blocchi non erano stati intensi, il bloccante aveva sì bloccato, ma colui che sfruttava il blocco era uscito troppo largo, è successo 2-3 volte in questa azione. Finalmente un blocco ben fatto, pick and roll, si taglia verso il canestro, riceve palla e conquista un fallo importante. Mette a segno il primo libero. De Petris, i cui tiri liberi non sono proprio il suo cavallo di battaglia, 68% in stagione per lui dalla linea della carità, 1-2 per lui in questo primo viaggio. Riparte l'Erogasmet Crema, va vicino alla persa il numero 15 Alessandro Ferri, classe 93, uno scudetto under 19 conquistato con Casal Pusterlengo per lui. Ancora Crema, Airini, poi l'ultimo a segnare Manuelli. 10-4 il punteggio, esultano i tifosi cremaschi venuti qua con tamburi, addirittura un fagotto, cosa piuttosto anomala, ma certamente che ci fa sorridere. Si spegne sul ferro intanto il tiro di Daniel Batic. Dall'altra parte difesa piuttosto chiusa dello Jadran che ha concesso solamente 4 punti finora, si carica la squadra sulle spalle il miglior marcatore avversario. Parliamo di Zanella che aggiorna il
tabellone sul 10-6. Sasha Malelan contro Tagliaferri, si fa vedere ancora Batic, De Petris gli lascia spazio, Zanella poi commette il fallo piuttosto vistoso su De Petris, propositivo in questa via di gara. Assolutamente, stavo per dire esattamente la stessa cosa, propositivo, bene, va a cercare fortuna nel pitturato avversario e finora ha portato a casa due falli, ha fatto un paio di buone giocate davvero notevoli. E bene così, intanto il buon Zanella, sentitosi chiamare Abdul Jabbar, ha voluto risponderti immediatamente dopo il primo errore andato a segno nell'azione precedente. Ancora uno su due per Carlo De Petris al tiro libero, 11-6 il punteggio, costretto a fermare il palleggio Gioele Airini, recupera ancora De Petris in gran forma questa sera, poi Malelan dimenticato della difesa cremasca, prende il rimbalzo sul proprio tiro, l'ultimo a scoccare la tripla è Borut Ban, niente da fare, riparte Crema e Adran sempre in vantaggio di 5 lunghezze. Una zona, quella di schierata da Vatovezzo, perlomeno sembra una zona, ancora Zanella a provare il tiro in allontanamento. È arrivato un altro errore da parte di Zanella e d'altra parte De Petris, lo scarico per Sasha Malelan che si esibisce con alcuni palleggi di difficile fattura. Crema il contropiede con il numero 15, Alessandro Ferri, canestro e fallo. Sì, si accusa subito del fallo e De Petris c'era, vabbè, pazienza, non bisognerebbe concederli, se bisogna far fallo bisogna farlo duro per far sì che l'avversario non segni, qua purtroppo è arrivato il 2 e con la possibilità di più 1 come si suol dire. Intanto nell'azione precedente grande intercetto dell'arbitro, anche se in effetti coach Bardiraghi deve fare qualcosa per il suo attacco ma soprattutto per la sua difesa, perché le maglie, per usare un termine più calcistico, le maglie di quelli in maglia rossa sembrano parecchio parecchio larghe. Ferri ha segnato il tiro libero supplementare, siamo già dall'altra parte con De Petris che vede Daniel Batic libero, tripla che si spegne sul secondo ferro, il rimbalzo del capitano Peter Franco, ancora Batic, si incunea in area, no, attenzione, gli arbitri fermano il gioco, hanno, non vale il canestro, fallo del numero 9, Gioele Airini, è rimessa dal fondo, affidata al Franco Robert, fallo quindi avvenuto prima dell'atto di tiro, c'è il primo cambio di questa sera, esce Peter Franco, al suo posto Marco Diviak, vedremo la sua condizione. Diviak è stato acciaccato per così dire per un lungo periodo di stagione, gli dei del basket sorridono al Fagiano, 13-9 il punteggio, difesa piuttosto alta dello Yadran, tiene il primo palleggio Malelan, poi si lamenta dell'ultimo fischio. Fallo di Sasha Malelan, a mio avviso forse ci stava il non fischio. Ci stava il non fischio, peccato per Malelan però, perché aveva difeso bene con le gambe ben piantate a terra, scivolando, però un uso eccessivo, bisogna dire, delle braccia, questo viene punito sostanzialmente dagli uomini in grigio normalmente. Un eccessivo uso delle braccia, della parte superiore del corpo è poco tollerato. Ripartiamo con la cronaca di Crema, Airini fa saltare il proprio uomo, poi è Zanella a correggere il tiro del suo compagno, Crema che si è riavvicinata al punteggio, 13-11 in campo, vediamo anche Alfredo Moruzzi, Diviak in palleggio, vuole mettersi in proprio, perde la sfera, il recupero è di Manuelli che la cede a Colnago. Ferri in uno contro uno, poi il passaggio per il numero 17 che non è riuscito a segnare. Moruzzi
Daniel Batic chiama a sé De Petris, il pick and roll forse arginato fallosamente. Intanto c'è il primo canestro di Marco Divjak, un uomo direi importante questa sera per il raggiungimento della vittoria. Importante, sì, ha iniziato perdendo palla, ma vabbè, ci sta, può capitare. L'importante è che continui a cercare il canestro con fiducia e trovi canestri di qualità come quello che ha appena segnato. Intanto un fallo segnalato al numero 12. E niente, beh, bene così, bisogna continuare. Airini aveva fatto prima una gran finta, ma non bisogna saltare su quelle finte, o almeno saltare sì, ma restare comunque pronti a atterrare e continuare la difesa. Dalla lunetta adesso Zanella che sbaglia il primo, vediamo cosa farà col secondo. Terzo fallo di De Petris, una brutta tegola per coach Vatovec che opta per lasciarlo in campo, anche se vediamo sul cubo del cambio sopraggiungere Peter Franco che va proprio a sostituire il Carlone che ha tre penalità sul groppone dopo 8 minuti di gioco, e anche Malelan costretto in panchina per falli. Difesa alta dell'Erogasmet Crema, la supera abbastanza comodamente Borutban, chiama l'isolamento. Borutban vuole mettersi in proprio, poi la cede a Divjak in palleggio a sinistra, canestro e fallo, e potenziale gioco da 3 punti per Marco Divjak, protagonista delle ultime 2 offensive targate Jadran. Protagonista assoluto, ha fatto sostanzialmente tutto lui qua, scarico, se possiamo chiamarlo scarico, diciamo più passaggio di bumper, Divjak che penetra a sinistra, si protegge molto bene con il corpo, trova la conclusione di destro, segna, subisce fallo e ha perso una lente probabilmente. Quindi normalmente vediamo, sì, deve avvenire il cambio perché è considerato infortunio la perdita di una lente, quindi tirerà il libero aggiuntivo il sostituto Malalan. Ammetto, non lo sapevo che fosse considerato infortunio la perdita di una lente. Comunque vediamo già sul cubo del cambio Divjak pronto a tornare sul parquet. Dalla linea della carità arriva l'errore di Malelan. Crema in attacco, fermato il palleggio col Nago. Poi Airini ancora. Il numero 17 dai 5 metri, 17 a 14 il punteggio. Malelan cerca Moruzzi, spalla canestro, si avvicina alla struttura e va a segno Alfredo Moruzzi, il primo canestro per lui, e anche di lui ci sarà bisogno. Ci sarà bisogno, sì, qua tutta la sua esperienza, usa bene il divario di chili tra lui e il diretto marcatore. Qua in cerca di fortuna Manuelli viene premiato con un fischio. Vabbè, diciamo che questo era, poteva starci qui il non fischio senz'altro, perché è andato senz'altro in cerca di avventura Manuelli, però bene per lui, trova i 2 tiri liberi. Fischietti generosi nei confronti di Manuelli, quale si piega sulle ginocchia per tirare la prima delle 2 opportunità, a segno la prima. Corta la seconda e il rimbalzo è conteso, alla fine l'arpiona Peter Franco. Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette della prima frazione. Divjak vede il taglio di Moruzzi, ancora spaglia canestro in 1 contro 1 contro Ferri, arriva Divjak ad aiutarlo, gioco piuttosto duro in questa azione, il tiro di Divjak non termina in fondo alla retina, il rimbalzo di Moruzzi, la tripla di Peter Franco, il capitano che regala il momentaneo massimo vantaggio della Franco Robert, 22-15 il punteggio, poi arbitri che vanno a richiamare Moruzzi, Joel. Sì, senz'altro, avevamo appena detto che i fischietti si erano mostrati generosi con gli uomini in maglia rossa, adesso qua graziato Moruzzi perché rifila una mezza gomitata al suo marcatore diretto, e quindi l'arbitro richiama tutti all'ordine.
però Moruzzi deve evitare questo genere di gesti perché può compromettere, possono compromettere la sua partita. E nonostante la classifica piuttosto definitiva per ambedue le squadre, squadre che se la stanno giocando e come, in questi primi 10 minuti, tiro della preghiera per Moruzzi che va vicino alla realizzazione. Primi 10 minuti che terminano sul punteggio di 22-15 in favore dei padroni di casa. Bella partita finora. Partita gradevole, veloce, snella, non contrassegnata da massimi di intensità difensiva. Senz'altro gli attacchi l'hanno fatto un po' da padrone, parecchi rimbalzi, 6 da ambo le parti, e speriamo possa continuare così per lo Iadran. Segnaliamo finora un paio di prestazioni di rilievo, tra cui i 4 punti di Malanan con 2 su 3 dal campo, conditi, impreziositi da 2 rimbalzi, e dall'altra parte il trascinatore, anzi i trascinatori, sono Zanella con 5 punti e Ferri con 5 punti, entrambi con un rimbalzo, no scusate, Ferri con un rimbalzo all'attivo, Zanella con 3 rimbalzi all'attivo. E parlando di Malanan, era stato il più positivo anche nella trasferta di Desio, 3 su 7 del campo, 4 rimbalzi e 2 recuperi. Una sconfitta piuttosto brutta quest'ultima della Franco Robert in casa della terz'ultima in classifica. Arriva da 2 sconfitte anche, come detto poc'anzi, l'Erogasmet Crema. L'ultima in particolare è stata abbastanza umiliante, finita con il punteggio di 66-114 in casa contro Bergamo. Sono passivi che di certo non fanno piacere a nessuno. Diciamo che a voler proprio cercare il lato positivo, è una sconfitta che sembrava annunciata, lo è stata alla fine, quindi bisogna cercare di non pensarci troppo e cercare di puntare sulle partite che si possono vincere, come quest'oggi. Infatti l'attivo di più 7 per i padroni di casa è senz'altro confortante, speriamo che continuino così. Questa è una partita che lo Iadran può vincere. Parlando dell'ultima sconfitta netta dell'Orgasmet Crema, bisogna dire che mancavano Cardellini e Del Sorbo, giocatori anche oggi assenti. Infatti vediamo nei giocatori portati da Baldiraghi a Trieste diversi giovani di Crema che oggi probabilmente esordiranno. Si comincia intanto con il secondo quarto di gioco, chiama lo schema a testa Gioele Airini, marcato da Borutban piuttosto aggressivamente. È arrivato il fischio prima che riuscissi a terminare la frase. Esattamente, le avevano fatti passare un paio sul palleggio mentre controllava il diretto avversario e dopo si è fatto battere in backdoor e ha deciso di spendere il fallo per limitare l'azione di Dedda. Frattempo Crema pesca Persico, lasciato solo dentro il cosiddetto smile. 22-17, sempre più rumorosi i tifosi di Crema. E dall'altra parte l'ultimo tocco è stato proprio di Persico, rimessa affidata a Ban, al quale viene restituita la sfera, poi Batic rinuncia al tiro, una virata ancora Daniel Batic in palleggio, forse c'era il fallo, non viene fischiato, il rimbalzo offensivo è di Divia che è sfortunatissimo, può ripartire l'Erogasmet Crema con Dedda e poi ancora Persico sugli scudi. Persico riceve palla nel pitturato, mette a segno un facile canestro, ma Franco si era addormentato in questa occasione. L'avversario, l'attaccante, gli è passato dietro, ha ricevuto palla, ha appoggiato al vetro, 2 punti facili. Fallo per il numero 9 che a quanto ci segnalano su LNP Live è Dedda, contrariamente a quanto era segnato sul tabellino. Ci scusiamo per l'inconveniente, noi facciamo del nostro meglio. Ancora Ban la rimessa a ricevere Franco, poi Moruzzi opta per il tiro in faccia a Persico, palla che torna
in mano a Moruzzi. 10 secondi per andare al tiro per la Franco Robert, un po' impacciato Batic, poi il passaggio a Moruzzi che subisce il secondo fallo consecutivo da parte di Persico. Vanno a stringersi la mano i due giocatori in segno di sportività. Un altro cambio tra le file dei bianco-blu triestini. Batic per Batic, Mattia per Daniel. I due fratelli in forza alla Franco Robert da diverse stagioni. Spaglia canestro questa volta, è Divia che subisce un altro fallo. Il canestro è buono, il canestro è buono. Ci ha messo un po' la spicchia per decidersi ad entrare nella struttura. Alla fine sono arrivati i due punti per Divia. Sì, arbitro che è rimasto con il braccio teso per quei 2-3 secondi prima di convalidare il canestro. Gran bella giocata di Diviak con un fallo che questa volta c'era, a voler essere onesti, quello precedente fischiato a Persico su Moruzzi probabilmente non c'era, o meglio era abbastanza generoso. Però adesso vediamo Diviak dalla lunetta, un tiro per completare il gioco da tre punti potenziale, lo metta a segno. Tiro libero supplementare quindi a segno per Diviak, che è in lunetta, sbaglia raramente, crema in attacco, difende bene Diviak, poi lasciato solo col Nago, non approfitta di questa dimenticanza della difesa triestina, chiama lo schema Borzban in cabina di regia, sale Moruzzi, quale cede la sfera prima a Batic poi a Diviak, si fa girare la palla nella metà campo dello Jadran, poi è Ban a cercare la penetrazione, fuori equilibrio, ha rischiato di totalizzare un altro tiro, un altro gioco da tre punti per la Franco Robert. Doppio cambio per coach Baldiraghi, dentro Zanella e Ferri, fuori Persico e Colnago. Ferri, una guardia ala piuttosto duttile, con una mano decisamente calda, classe 93, alto 193 centimetri. Tanto Ban realizza il secondo tiro libero. 26-19 il punteggio, quando siamo entrati nel terzo minuto della seconda frazione. Da tre punti ci prova Alessandro Ferri, il rimbalzo, attenzione, viene affidato a Crema, che c'è un attimo, c'è l'errore dell'arbitro che poi si scusa con tutti quanti e affida la rimessa ai triestini. Sì, beh, ci sta, ha sbagliato a indicare la direzione e ha cambiato giustamente la sua decisione, a meno che non sia stata una rapida mossa d'istinto dell'arbitro, che ha visto che tutti protestavano e che i giocatori in maglia rossa stessi non parevano convinti della decisione, ha detto vabbè, evidentemente ho visto male, e ha cambiato la decisione. Cosa che si fa? Bella penetrazione, uno scarico però improponibile, Moruzzi subisce il fallo. Molto bene. Moruzzi subisce il fallo in una bozza di contropiede dello Jadran, che nell'azione precedente aveva perso palla con Diviak. Bonus esaurito per l'Erogasmet Crema dopo nemmeno tre minuti di questo secondo quarto, e quindi Alfredo Moruzzi in lunetta per due tiri liberi. Buono il primo per il giocatore nato a Riva del Garda, che ha giocato tante stagioni con Gorizia e con Trieste. Parlo della pallacanestro Trieste, che attualmente milita in Lega 2. 28-19 più 9 per lo Jadran, che difende ora su Zanella, il quale non ha trovato ancora una forma smagliante questa sera. D'altra parte Borutban si mette in proprio, subisce il fallo di Manuelli. Altri due tiri liberi
per Trieste, che di viaggi lunetta ne ha già fatti parecchi dopo nemmeno 14 minuti. E sarà fondamentale anche la percentuale proprio in lunetta al fine di vincere questa partita, Joel. Esattamente, intanto nel frattempo coach Baldiraghi si è preso il tecnico, era stato richiamato a inizio del quarto e adesso è arrivato il fischio di fallo tecnico, quindi ci sarà un ulteriore tiro libero dopo i due di ban e rimessa per i padroni di casa. Devo dire sì, quantità industriale di falli per i padroni di casa, che hanno sì aumentato l'aggressività in difesa, ma in maniera sbagliata, cioè non difendendo piegati sulle gambe, accompagnando con scivolamenti, ma usando soprattutto braccia e spinte, e le cose si vedono. Bonus raggiunto dopo 3 minuti di gioco, adesso ne mancano 6:41 al termine, e insomma rischia di farsi difficile la missione per i ragazzi di coach Baldiraghi. Partita subito in favore della Franco Robert, anche se il match è ancora lunghissimo, 2 su 3 dalla lunetta per Borutban, che riceve in questo momento, spaglia canestro, va ancora lui al tiro, di nuovo sfortunato, litiga con il canestro Borutban in questi ultimi minuti. Può ripartire il numero 8 Manuelli, che pesca Persico, anche se il pallone non arriva a destinazione. Triestini ancora nella metà campo offensiva, il blocco tra Franco e il proprio avversario, riceve proprio il capitano dei Carsolini, intercetto di Zanella che va a subire il fallo di Mattia Battic, cosiddetto fallo tattico per fermare il contropiede. Fallo tattico, sì, si sta discutendo soprattutto in NBA della possibilità di valutare questi falli sempre come antisportivi, perché in effetti bloccano l'azione offensiva di una squadra che ha appena recuperato palle, che quindi avrebbe potenzialmente la possibilità di ottenere un canestro facile. Ci sono due punti di vista a riguardo, bisognerebbe vedere. Tanto però Zanella molto bene, riceve palla in posto, subisce il fallo, si appoggia al vetro, segna due punti. Zanella sembra veramente l'unico davvero a pieno nella partita, perché dicevamo prima, chissà che i rossi non siano venuti qui in gita. Zanella ci crede, l'energia messa in campo dagli altri uomini di coach Baldiraghi, diciamo che è altalenante. Zanella è la punta di diamante dell'attacco cremasco, lo si sapeva e ce lo ha confermato fin da subito. Un altro gioco da tre punti concretizzato per il migliore rimbalzista dell'intero girone B, un giocatore che ha militato anche con Verona nella massima serie. Ma andiamo subito di nuovo a raccontare il match con Divjak, che ha trovato solamente il secondo ferro nell'ultimo tiro. Dall'altra parte Manuelli realizza il canestro che vale il meno 6, 30-24 il punteggio quando ci avviciniamo al giro di boa della seconda frazione. Palla in mano a Moruzzi, i due Battic, ancora Moruzzi in angolo e la finta di tiro, non ci casca il difensore, ancora palla fuori dall'arco per lo Jadran con Battic, penetra e scarico per Franco, una finta di tiro, manda al bar Persico, tre punti per il capitano dei triestini, di nuovo più 9 per la Franco Robert, Peter Franco che questi tiri ce li ha. Questi tiri ce li ha e praticamente blocca sul nascere l'azione del suo allenatore. Coach Vatovez aveva già chiamato il minuto vedendo l'attacco, il suo attacco piuttosto statico, invece Peter Franco coglie il proverbiale coniglio dal cilindro, scusate, e mette a segno una tripla importante che porta il risultato sul 33-24, passivo per Crema, che resta perennemente inalterato almeno in questo secondo quarto. E beh, vediamo un po'. Anche se bisogna dire che gli Adran aveva iniziato la partita attaccando bene, adesso l'attacco sembra un po' più bloccato, speriamo che possano trovare più fluidità. Intanto Zanella probabilmente commette fallo in attacco non visto dagli arbitri. Ultimo canestro firmato Alessandro Ferri, il classe 93 che scuote un po' la propria squadra con l'ultima realizzazione. Dall'altra parte Divjak si continua con il penetro scarico, l'ABC del basket ordinato da coach Vatovec. Finora sta
avendo i suoi frutti. Sì, Divjak finora ha trovato almeno 3 penetrazioni, ha sempre segnato. Poche azioni fa invece ha provato un'azione molto macchinosa in post con vario uso del prede perno e tiro in allontanamento e non è stato premiato. Infatti è proprio questa la risposta: cose più semplici, attaccare il canestro, andare a cercare tiri facili da sotto. Bel recupero di Maruzzi che riceve ora il campanile di Batic, poi lo scarico fuori dai 6,75 di Marco Divjak. Solo Cotone, doppia cifra di vantaggio per la Franco Robert, più 12 quindi per i triestini. Forse c'era un fallo di Batic su Manuelli, 10 secondi per andare al tiro per i cremaschi, ci prova Zanella da 3 punti, non è il suo cavallo di battaglia, rimbalzo in attacco dei Leoni biancorossi, poi la carambola di Maruzzi che può ripartire in contropiede, situazione di 3 contro 3, poi opta per fermarsi e giocare con la calma. Contatti abbastanza duri sotto canestro, Joe specialmente lontano dalla sfera. Ora Batic trova il fratellone dall'angolo, palleggio sotto le gambe, consegnato per Batic che pesta la linea laterale. Questa volta viene chiamato il time out, presumo però, da coach Baldiraghi, che si trova piuttosto in difficoltà. No, attenzione, squadre che non vanno in panchina, c'è stata un'incomprensione tra il tavolo e gli arbitri di gioco. Si riparte con 2 minuti e 50 a giocare prima dell'intervallo lungo, palla ai biancorossi. Ancora Zanella cerca il consegnato per Ferri in penetrazione, raddoppiato della difesa triestina, raddoppio che sortisce l'errore di Crema. Divjak ancora spalle a canestro contro Persico, vuole giocarsela in 1 contro 1, vince Persico, può ripartire l'Erogasmet. Crema, il fallo piuttosto evidente è di Batic. E anche qua Divjak è andato a complicarsi la vita, voleva il fallo, non c'era, obiettivamente Persico è stato molto bravo, è rimasto con le braccia alte nel suo cilindro. E adesso dalla lunetta tirerà Manuelli, 2 tiri, però comunque bisogna dire che se in attacco si sono manifestati qualche problema per la squadra di coach Vatovez, in difesa le cose vanno bene, stanno costringendo parecchie volte i Leoni biancorossi a delle penetrazioni centrali in cui è più facile che arrivi l'aiuto, e soprattutto Franco e Divjak spesse volte, come si suol dire, hanno aiutato molto bene, hanno costretto i ragazzi in maglia rossa a dei tiri in emergenza. 2 su 2 per Manuelli, è entrato tardito per Persico, ma andiamo a seguire l'azione dei Carsolini, riceve Peter Franco, fa di nuovo saltare Zanella, poi il gancio che non sortisce i 2 punti, punteggio sempre fermo sul 38-28, palla in mano a Crema con Manuelli che subisce il fallo di Malan, attenzione che dovrebbe essere la terza penalità affibbiata al Fagiano, timeout chiamato da coach Vatovez, ambedue le compagini che hanno esaurito il bonus in questa seconda frazione. Il è entrato Luca Tardito, un ala guardia di 203 cm. Ruolo piuttosto atipico, a piedi veloci, sa farsi trovare dei compagni in ogni zona del campo. Dicevamo dell'assenza tra le file dell'Erogasmet di 2 giocatori piuttosto importanti. Parlo di Del Sorbo e di Cardellini. Il secondo e il terzo, rispettivamente, il secondo e il terzo migliori marcatori dei biancorossi. Test che è partita bene questa sera, abbiamo visto un gioco piuttosto duro, soprattutto sotto canestro, Joey. Sì, sotto canestro, dicevo prima, è importante trovare tiri semplici da sotto, hanno anche tirato discretamente bene da 3, anzi molto bene da 3, siamo attualmente a 4 su 6, quindi a 67% da 3, è molto importante anche questo ovviamente, perché sì, è importante penetrare, ma è anche importante trovare dei buoni tiri da fuori che allarghino la difesa e consentano penetrazioni più facili.
E a proposito di contatti fallosi, un dato che mi ero appuntato sul mio foglio di gara: l'Erogasmet Crema è la squadra più fallosa del torneo. In 40 minuti commette mediamente 23,6 falli. Un dato altrettanto curioso invece è che lo Jadran è quella che ne subisce di meno, appena 16. Statistica piuttosto interessante. 2 su 2 intanto per Zanella dalla linea della carità, punteggio aggiornato sul 38-30. Siamo entrati negli ultimi due minuti della seconda frazione. Batic per Mattia Batic, Divjak pesca sotto canestro, Ban che è costretto allo scarico fuori per Franco, un'altra tripla del capitano dei bianco-blu, capitano della mano caldissima quest'oggi. Sì, è la seconda tripla non in emergenza ma costruita da lui stesso qua con il flyby, prende, fa la finta, fa saltare il difensore, un palleggio, si sposta, prende il tiro, gran canestro davvero. Qua giusto il fischio arbitrale, la palla è rossa. Rimessa in zona d'attacco quindi per l'Erogasmet Crema, difesa uomo della Franco Robert con Batic su Manuelli. Manuelli che chiama il blocco di Zanella, arriva il canestro di Manuelli che ha sfruttato bene il vantaggio che gli ha portato il proprio lungo. In cabina di regia Batic si fa circolare la palla nella metà campo della Franco Robert, quale trova un'autostrada con Daniel Batic, il quale non poteva non segnare in questa occasione. 43-32, gioco ancora interrotto dai fischietti, fallo del numero 8 dei triestini e quindi seconda penalità per Borut Ban, contatto che manda in lunetta il numero 15 Alessandro Ferri. Primo tiro libero che colpisce il primo ferro. Errore anche nel secondo. Jadran che non avrà, non sarà dello Jadran l'ultimo tiro di questo secondo quarto di gioco. C'è una discrepanza di 6 secondi tra il cronometro di gara e quello dei 24 secondi. Palla in mano a Batic, difesa dell'Erogasmet piuttosto chiusa, prova a trovare un pertugio Ban, poi ancora lo scarico per il capitano Peter Franco, non so più cosa dire. 3 su 3 da 3 punti per Peter Franco, ultimo tiro dei Crema che non termina in fondo al paniere. Allora andiamo a riposo lungo sul punteggio di 46-32 in favore dello Jadran, che ha espresso un buonissimo gioco in questi primi 20 minuti. Ci prendiamo un time out, poi torniamo per la seconda metà di partita.